Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Robocraft. Bene, ho fatto un nuovo robot, ma è da buttare direttamente nel cabinetto. Ho fatto un paio di partite, ma non lo so, lo faccio dei test e va bene. Quando vado in partita, invece, non lo so, ho il dislivello, non so che cos'è, inizia a ruotare su se stesso, quindi devo rifarlo da capo. Quindi, per non lasciarvi senza alcun video, e rifacciamo un'altra bella partita con questo. Ritestiamo un po' questo robot. Quindi voglio capire se ho sbagliato io a fare il robot, o magari è adesso che sto incontrando persone molto più brave di me. Quindi avviamo il test con questo robot. Per chi non se l'avesse vista, la puntata scorsa ho fatto ben in una partita 17 kill. Roba assurda, ma veramente assurda. Quindi vediamo un po' come va questa volta. Ok. Catturato, adesso tutti andranno nel punto medio, e infatti già lo stanno per catturare, diciamo. Aia, troppi colpi. Mi devo curare e poi vado, troppi. Via! No! Non ho fatto in tempo a schiacciare il 2 per il teletrasporto! Era quello il mio intento! Fare almeno una kill e via! Sei senza armi, sei! Sei rimasto senza armi! Allora, c'è questo qui che sta dormendo. No! No! Hanno buggato il gioco, non so come, ma hanno buggato il gioco. E questo è tutto registrato. Adesso lui si riparerà. Velocissimi. E vai, questo è fatto. Sì, ma non resta sempre il fatto che hanno buggato il gioco, eh. Però intanto questo robot è troppo figo. Stabilissimo, manovrabilissimo, bellissimo. Beh, almeno catturiamoci questo. No, qua la perdiamo. Non riesco a scappare. Porca miseria.
Cioè, vabbè, un mammut. E quando ci arriva questo? Arrivo! Ragazzi, dove siete? Di qua. Arrivo subito. Scappa, scappa, scappa. Mannaggia miseria, riesco più a scappare. Per cacchio. Cacchio. Non devo farmi uccidere così. Porca miseria. Sei sbaggato. Ah, ok, va bene. Almeno questa. Però stanno a 47 contro 11%. Cioè, non so se mi spiego. C'è anche il reattore. Catturato. E stavolta scappo. Ma vaffan tripolo, va. Non si può così. E poi quando servono gli antiaerei non ci sono. Tu tieni l'antiaereo questo qua sotto, distruggilo. Vedi? Guarda come fa! Spara! No, non è possibile, non è possibile. Hanno catturato pure il nucleo vicino, va bene. E il fatto è che sto sempre solo io. Ma vaffan tripolo, va. Che palle così. Guarda, un nervoso. Quando acchiappi questi che non sanno giocare. Sicura. Hanno vinto, ormai hanno vinto. The enemy's annihilator is fully charged. Prepare for impact in 3, 2, 1. Defeat! Era il meglio che potessi fare. Meglio di così, non potevo fare. Beh, una cassa argento. Bello questo pezzo epico, me ne servirebbero un bel po' di questi. Per quello che voglio fare io. Del tipo... così. Allora.
questo qui, non sbaglio, infatti è così. Se io togliessi questa parte qui, lo mettessi qua, sarebbe ancora più figo. Tipo così, fighissimo. Peccato qua, il blocco qua non ce lo mette nemmeno questo, sì, questo sì. Ok, qui è attaccato. E qua glieli vado a mettere altri. Mettiamo a caso che me lo distruggono. Dite la verità. Però sinceramente adesso le faccio un bel colore, come si deve. Rosso centrale e nero. Mi è sempre piaciuto questo colore, rosso e nero. No, volevo fare il blocco qui sotto, questo deve essere nero. Figo così. Sì, sì. Se ne avevo un altro, però io lo mettevo sotto e facevo tutto il giro, ancora più figo. Figo figherrimo. Però anche qui, sinceramente, come adesso ho incontrato quel tipo che mi rompeva le scatole come elicottero, io sinceramente uno di questi, guarda, lo vorrei proprio mettere. Ma anche qua dietro. Cioè, se per me. Bene, dopo aver bussato il mio campanello, ma non era affatto per me, come al solito. Non lo so, è un po' bruttarello esteticamente. Effettivamente è un po' bruttarello. Peccato che qua non si può fare niente. Se no io farei tipo una cosa che sale qui, che è più figa effettivamente, una cosa del genere. Però questa no, no, questa assolutamente no, sinceramente parlando. Vabbè, tanto testiamolo, vediamo come va e poi casomai, senza, è inutile che aggiungiamo blocchi su blocchi. E poi metto anche questo qui a vedere. Ah, ok, funziona lo stesso. Quindi vai, mettiamoci questi tanto per. E va bene così. C'è qualcuno che mi invita a giocare insieme. Magari ce la facciamo una bella partita. Ok, si è appena unito Bizzi Frizzi 2810. Che su Robocraft si chiama AlexB2810. Arena battaglie? Yep. Yep. Sì. Vai, arena battaglia. Quindi andiamo a giocare in arena battaglie. Ti prendo a fucilate. Questo è il nome del mio robot. Ok, ci siamo. Quindi adesso per avere un'altra carica è il numero 4, va benissimo. Andiamo subito a conquistare il primo punto. The middle point.
Che cacchio sta questo che sparava? Quello là. Ah! Che scemo. Mi sono fatto distruggere un harvester. The enemy has captured the point furthest from your base. No! Sto capendo un cacchio. Ah, questo è il drone che tipo il drone che feci io con solo il lanciarazzi e basta. Ok, ho attivo l'antiaereo. Dove cacchio sta? No. Vai, via. Mamma mia. Devo ripararmi. Vai, curati.
Punto mediano, stiamo arrivando. Voglio conquistare il punto mediano. Va! Che palle, che culo! Guarda com'è rimasto, guarda! Non è possibile una cosa del genere! Vai blizzy flizzy tizzy! Non mi ricordo come si chiama. Ah, tu vuoi attaccare me? Via! Dietro, 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 dietro. Via! Ok. Mi sono riparato. Questa cosa sbilancia un po', diciamo, il veicolo, però effettivamente. No, mi ero teletrasportato! No, no! Porca miseria! Ah, ecco perché sa dove stiamo! C'ha il coso del radar! Il bastardissimo! E noi non ce l'abbiamo. Togliti che c'è il cecchino. Mannaggia. Non ce la faccio. Non ce la faccio! Sono rimasto così deficiente. Cioè, come fa questo con un plasma a essere così potente? Non ne ho idea. Alex che sta girovoltando sulle rocce. Mi si sta grattando, tipo ci gli prude la schiena. E quindi si gira e si rivolta così. Anche io riesco a fare le giravolte, vedi? Sono bravo anch'io, eh? Di la verità. Dove cacchio è il reattore? Scusami. Ma quello era un mio amico, ma porca miseria. Nucleo difeso, ok, possiamo andare via.
Però quell'aereo è troppo. Cioè, come fa? Perché non cade giù? Questo non riesco a capire. Devo provare a salire la montagna e ucciderlo così. Zitto che non mi ha visto, zitto che non mi ha visto. Cecchinaggia proprio. Abbiamo vinto. Però dai, lo stavo uccidendo. Che cazzo, te sei più bello. Vabbè, 4 kill. Ho fatto un pochettino di meno rispetto a Kanten. Però se mi facevano uccidere quella era un pari 5-5. Però ho fatto meno, sono morto meno volte, 5 volte invece lui 10. Come punteggio siamo lì. Stiamo lì come punteggio. 4 assist tutte e due. E non c'è male. Cioè, l'antiaereo là sopra, effettivamente contro quell'aereo lì era inutile. Cioè, rende solo instabile il robot e lo rende inutile. Quindi conviene più concentrarci solo sui veicoli di terra e andare ben spediti senza avere, diciamo, quel peso sulla groppa che ti tende comunque a ribaltare così, vabbè. E intanto noi ci apriamo una bella cassa protonio. Bello questo, però mi serviva un altro curvo, se permetti. Oh, anche una diamante. Dammi un altro curvo. No, una ruota. È epico, che bello. Una ruota. Roads with you. Can't remember the last time I went without you.